La ferrovia Porettana, nota anche come la linea Bologna-Pistoia, è una linea ferroviaria di 99 km che collega Bologna a Pistoia, passando per Poretta Terme, da cui prende il nome. Si tratta di una delle linee ferroviarie più antiche e suggestive d'Italia, che attraversa paesaggi naturali di grande bellezza e offre scorci storici e culturali di rilievo. La linea è sostanzialmente tutta a singolo binario, eccetto la tratta da Bologna Centrale a Casalecchio Garibaldi, che è stata raddoppiata nel 2008. La ferrovia Porrettana fu il primo collegamento attraverso l'Appennino che, tra la Toscana e l'Emilia-Romagna, scavalcava interamente la dorsale appenninica collegando Bologna a Pistoia. Venne inaugurata ufficialmente da Vittorio Emanuele II il 2 novembre 1864, in occasione della sua visita a Bologna. Al tempo fu un'opera di enorme portata ingegneristica, con le sue 47 gallerie e i 35 ponti e viadotti, che richiese 12 anni di lavori e il sacrificio di molti operai. Il tratto più difficile e spettacolare risultò quello tra Pracchia e Pistoia, dove in 26 km venne superato un dislivello di 550 metri. L'impresa fu affidata all'ingegnere francese Jean-Louis Proce, che risolse il problema progettando due tornanti ferroviari nel tratto Piteccio-Corbezzi. Questi permettono al treno di cambiare direzione e guadagnare quota, creando un effetto scenico unico. Sul percorso originario viaggiano anche i treni storici del Porrettana Express, che uniscono il viaggio in carrozze, vintage, collaboratori, escursioni e visite guidate. Si tratta di un'esperienza emozionante e didattica, che consente di scoprire le bellezze e le curiosità della ferrovia porrettana e dei territori che attraversa. Il Porrettana Express parte da Bologna o da Pistoia e si ferma in alcune stazioni lungo la linea, dove sono organizzati eventi e attività per i viaggiatori. La ferrovia porrettana è una testimonianza storica e culturale di grande valore, che merita di essere conosciuta e valorizzata. È una linea ferroviaria che racconta la storia, la geografia e la società di due regioni italiane, e che offre un viaggio indimenticabile tra natura, arte e tradizioni.